Allora, innanzitutto è un piacere conoscervi. Io sono Igor Nuzzi, sono Managing Director per Lavazza Italia e Svizzera dal 1 di ottobre del 2019. Sono lieto di accogliervi in questo stand di oltre 200 metri quadri che abbiamo in SIGEP e che, come tutti gli anni, raccoglie l'offerta a 360 gradi che Lavazza è in grado di dare al mercato del fuoricasa. Visto che siamo a inizio del 2020, si è appena chiuso un anno, quello che posso dirvi è che è stato un ottimo anno il 2019, che ci ha permesso di rafforzare ulteriormente la nostra leadership in tutti i canali in cui siamo presenti, quindi GDO, mondo Oreca e mondo delle vending e OCS, quindi un anno sicuramente molto positivo. Quello che ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo è stato soprattutto i nostri pillar strategici, che sono stati quelli di puntare su rejuvenation e premiumization, che sono le nostre linee guida strategiche di sviluppo e che ci hanno permesso di rispondere in maniera sempre più personalizzata ai bisogni di un consumatore e di clienti che sempre più chiedono eccellenza nella qualità del prodotto e nello stesso tempo vogliono dalla parte del brand la capacità di saper rispondere in maniera sempre più sostenibile e autentica. Tutte cose che ci caratterizzano da quando siamo nati, quindi da più di 120 anni. E mondo del fuoricasa, che sapete è un mondo molto dinamico, frizzante, in cui ci sono alcuni trend che si stanno affermando, che sono la valorizzazione delle origini, nuove modalità di estrazione, di somministrazione, sperimentazioni, tutte cose che poi vediamo ribaltate dopo qualche mese o qualche anno anche nel mondo della GDO. Per quanto ci riguarda, il mondo Oreca è un mondo molto molto interessante, che si sta crescendo rapidamente negli ultimi anni e pensiamo che crescerà ancora nei prossimi. Sapete che ormai vale il 34,3% dei consumi alimentari secondo le fonti di Trade Lab. È un mondo però molto complesso, molto eterogeneo, fatto da oltre 320.000 negozi, spesso in mano a un singolo gestore, quindi un mondo sicuramente complicato a cui rispondiamo con sostanzialmente due linee di vendita specializzate, una dedicata all'Oreca e l'altra dedicata al mondo delle vending e OCS. Questo per garantirci in qualche modo di avere sempre una qualità della resa in tazza costante 365 giorni all'anno, quindi essere vicino ai nostri gestori nei vari ambienti, quindi bar, ristorante, hotel. Un esempio di quello che sto dicendo lo vedete all'interno del nostro stand. È tutto molto ben rappresentato, nel senso che trovate sulla sinistra, dove vedete il brand Tierra, è quello che noi abbiamo utilizzato per il nostro progetto di premiumization. Tierra è il nostro brand fatto da miscele premium che valorizzano l'origine e nello stesso tempo è un brand assolutamente sostenibile, perché il caffè che arriva da progetti di sostenibilità della nostra fondazione Luigi e Pericle Lavazza Onlus, che si occupa di favorire le condizioni ambientali e sociali, nonché le tecniche produttive delle comunità agricole che lavorano sul mondo del caffè. Questo quindi sulla parte a sinistra. A destra invece abbiamo un po' la parte su cui ci siamo occupati di rejuvenation, cioè la nostra linea classica, che però abbiamo rivisto in chiave contemporanea, che serve un po' a rispondere a chi ha l'esigenza di un tradizionale espresso italiano. Qui abbiamo tre sostanzialmente miscele: Gold Selection, Top Class e Gran Espresso. Mentre ritornando a prima, su Tierra abbiamo quattro miscele diverse che sono Colombia, Brasile Extra Intenso e Tierra Selection. Poi abbiamo, trovate in fondo a sinistra l'angolo del Training Center, che rappresenta un laboratorio, il più grande laboratorio internazionale dedicato al caffè, alla ricerca, all'innovazione e soprattutto alla formazione. Abbiamo 50 sedi in giro per il mondo, 7 sono in Italia, e l'obiettivo principale del Training Center è quello appunto di formare i professionisti di questo settore, quindi tutto il mondo dell'Oreca, e parallelamente diffondere in giro per il mondo l'autenticità dell'espresso Made in Italy, quindi tutti compiti molto nobili da parte dell'azienda Lavazza.
Poi abbiamo l'angolo in cui siamo presenti, che è l'angolo dell'offerta per la ristorazione e per l'hotellerie. Sappiamo che qui spesso noi dobbiamo, è un'offerta che serve per far fronte alle esigenze di chi spesso ha poco tempo, è privo della giusta, della necessaria formazione che serve per affrontare questo mondo, e quindi spesso anche per il ridotto numero di consumazioni rischia di fornire un caffè che non è all'altezza di quello che chiede l'azienda Lavazza. Quindi siamo vicini anche con una offerta molto diversa anche per questo tipo di clienti. Abbiamo chiuso 2019, per quanto riguarda il 2020, quali sono gli obiettivi? Ovviamente crescere e rafforzare ulteriormente la nostra leadership sui vari canali di vendita, in particolar modo sul fuori casa, che come dicevo è un canale che cresce molto rapidamente, molto più rapidamente del mondo della GDO. Come lo faremo? Fornendo le giuste soluzioni e nuove tecniche, nuovi piani d'azione ai nostri partner, stimolandoli anche a provare nuove esperienze, per tutto questo attraverso, diciamo, l'innovazione continua e sostenibile di Lavazza. Punto chiave sarà di nuovo tutta la parte premium, quindi cercheremo di rafforzarci ulteriormente sul segmento premium dei nostri clienti, questo aumentando la base clienti, e senza dimenticarci che abbiamo un'offerta anche complementare molto importante con il brand Eraclea e con il brand Whittington, rispettivamente per il mondo della cioccolata in particolare e per il mondo del tè.